Buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, faccio il punto sulle conclusioni del Consiglio europeo di oggi. Consiglio europeo che sicuramente verrà ricordato per il passo avanti importante sul tema della Unione bancaria. È un passo avanti davvero importante per il tema di cui parliamo, per il momento in cui avviene. Per la rapidità con la quale ci si è arrivati, non usuale per questo tipo di eh, riforme ordinamentali così complesse, sicuramente se ne parlerà ancora perché eh, il. Eh, I punti sui quali ci sarà discussione col Parlamento europeo e la tempistica dell'attuazione di questa riforma così importante saranno sicuramente oggetto di discussione. Però non ho dubbi che quello che è accaduto oggi sia un passo molto, molto significativo. Eh, avviene nel giorno in cui una importante agenzia di rating eh, fa un downgrade eh, sulla Unione Europea è un downgrade che sicuramente farà discutere eh, voglio fare solo un commento su questo, su questo punto, nel Consiglio Europeo non se ne è parlato, nessuno ha commentato però per parte mia il commento che mi viene da fare è questo è la dimostrazione che eh, la transizione non è eh, finita e che l'Europa e l'Euro sono ancora sotto osservazione ed è la dimostrazione che c'è bisogno di molta attenzione, molta prudenza e che le scelte che bisogna fare a livello europeo e a livello degli Stati membri devono essere scelte eh, determinate a raggiungere gli obiettivi ma scelte che siano attenti a non rovinare, a non sciupare i risultati raggiunti fino adesso. Eh, la prudenza quindi in questo senso mi pare assolutamente necessaria proprio perché il downgrading di Standard Poor's rappresenta un segnale che non va eh, sottovalutato da questo punto di vista. La transizione dalla crisi non è terminata e mh, i passi che si stanno facendo devono quindi essere fatti con grande determinazione. Questo della Banking Union è sicuramente importante perché se ripensiamo alla quantità di soldi dei contribuenti europei che sono stati buttati via in questi anni di crisi per il salvataggio di istituti bancari e finanziari non italiani, lo dico e lo ripeto perché sia chiaro, l'ho detto anche in Consiglio europeo, l'Italia non ha chiesto soldi, ma tanti soldi europei sono stati messi per salvare istituti bancari che sono andati in crisi. Ci fosse stata la Banking Union quattro anni fa, tre anni fa, l'Europa non si sarebbe avvitata nella crisi profonda nella quale si è avvitata. Questo è importante dirlo perché... Troppo spesso sulle vicende europee facciamo commenti eh, non sempre entusiastici, molto spesso critici, ma quello che conta è sempre il costo della non Europa. Poi quando ci sono gli strumenti non ce ne rendiamo nemmeno conto perché si evitano crisi, si passa avanti. Il problema è quando non ci sono gli strumenti europei. Ci fosse stata l'Unione bancaria probabilmente non avremmo avuto la crisi più profonda, probabilmente non avremmo avuto poi le conseguenze sociali che questa crisi ha comportato e che portano tanto disagio in tanti paesi europei. Italia in primis, conseguenze sociali, cioè perdita di posto di lavoro, chiusura di imprese, un pezzo di credit crunch eh, significativo che sicuramente c'è stato. Ehm, quindi, bene per quanto riguarda: il tempo ravvicinato con il quale si è arrivati oggi alla chiusura, ne avevamo parlato nel Consiglio europeo di dicembre e penso vi ricordiate quello che ho sempre detto con grande forza, per l'Italia è fondamentale mantenere il momentum e quindi riuscire ad arrivare entro la fine dell'anno a chiudere la partita. Ci siamo riusciti e questo è sicuramente un fatto positivo e significativo. Ci sono alcune parti della Banking Union eh, sicuramente molto importanti anche in prospettiva, la mutualizzazione in prospettiva del fondo per i salvataggi delle banche rappresenta sicuramente un passo molto importante nel rapporto di solidarietà dei paesi tra di loro. È evidente che anche il meccanismo decisionale è un meccanismo che risente delle crisi di questi anni e quindi tutto sommato è stato messo in campo un meccanismo decisionale abbastanza efficace. Avremmo voluto più comunitarizzazione, ma è ovvio che questo ha fatto parte del compromesso, e avremmo voluto, e qui dico, vorremmo, perché la partita rimane aperta, una transizione meno lunga. Dieci anni di transizione, io lo considero, eh, l'ho detto ieri molto chiaramente, il tempo limite che ci siamo dati, ma è una transizione che deve assolutamente arrivare a risultati molto prima eh, di dieci anni. Eh, è inutile che stia qui a spiegare perché 10 anni è un tempo troppo lungo e bisogna dare assolutamente il segno che questi strumenti, cioè la parte comune di questi strumenti, perché poi sappiamo tutti che eh, verrà messa in azione già dal 2016 e eh, già saranno operativi alcuni strumenti già dal 2016, ma non possiamo sicuramente aspettare che il phasing out tra la parte dei eh, backstop nazionali e il fondo comune avvenga con un tempo troppo lento, quindi credo che eh, su questo bisognerà sicuramente lavorare, per quanto ci riguarda lavoreremo con molta determinazione.